Aerolinee Siciliane, quindi siamo al decollo. Siamo al decollo, decollo della società al momento, decolleremo sul serio il 14 giugno. Come nasce questo progetto? Il progetto nasce perché la Sicilia ha un disperato bisogno di infrastrutture, ma ha soprattutto bisogno di trasporti. Abbiamo visto che negli ultimi anni i costi di trasporto aereo da e per la Sicilia sono notevolmente aumentati. Noi abbiamo immaginato, dedotto più che immaginato, che questo problema derivava dal fatto che ci fosse poca offerta. Era necessario creare offerta e bisognava crearla con una compagnia aerea siciliana concentrata sulle esigenze della Sicilia. È quello che stiamo facendo. Per creare ovviamente una compagnia aerea c'è bisogno di un capitale. Da dove arriva questo capitale? Per la prima volta il problema è stato risolto perché sono i siciliani a mettere il loro capitale. Noi abbiamo centinaia di persone che hanno già sottoscritto, migliaia che lo sottoscriveranno, ed è interessante anche raccontare alcune storie di chi sta mettendo il capitale. Il pensionato che vive ora in Lombardia e che si è fatto una notte e un giorno di viaggio per essere vicini a noi, perché ha fatto il viaggio in autobus per essere presente alla costituzione di Aerolinee Siciliane. C'è un ragazzo che lavora a Bergamo, prende l'aereo la mattina per ritornare la sera e appena sceso dall'aereo attaccare il turno di notte. Ecco chi sono i nostri azionisti, quasi tutti individui, persone che lavorano e che sono e che amano la Sicilia, hanno il coraggio di essere siciliani, la forza di essere siciliani e adesso anche la forza di essere in un gruppo molto coeso che è quello degli azionisti di Aerolinee Siciliane. La politica? Ma la politica la facciamo noi. Noi diciamo che la politica la stiamo facendo noi. Cos'è la politica? La politica è risolvere i problemi, trovare una mediazione tra società ed economia. E Aerolinee Siciliane S.p.A. è vero che è una società per azioni ed è anche una società che nasce per fare utili ma anche utile collettivo, utile sociale. Quindi noi la politica la facciamo tutti i giorni facendo questo tipo di economia. Un giornalista ha avuto una brillantissima descrizione, ha scritto una bellissima descrizione per noi, che è il primo esempio di liberismo coniugato alla solidarietà. Questo volevamo fare, questo stiamo facendo. Appena Aerolinee Siciliane si alzerà in volo il 14 giugno, chi dovrà viaggiare per esigenze sanitarie saprà che c'è una compagnia aerea siciliana che pensa a lui, perché chi avrà bisogno potrà contare sui biglietti aerei, sulle tariffe che le altre compagnie vendono a 20 o 30 euro. Noi non venderemo a 20 o 30 euro, ma chi dovrà andare fuori dalla Sicilia per curarsi o dovrà venire in Sicilia per curarsi potrà contare su Aerolinee Siciliane, perché quei posti saranno messi a disposizione da noi. Il primo volo, quindi abbiamo la data, da dove? Parte da Comiso. La scelta di Aerolinee Siciliane è di partire, di fare il primo volo da Comiso per Milano alle 6.40 del 14 giugno. Non nascondiamo che in questa previsione c'è anche lo zampino un pochino di Lucio Battisti, ma lui doveva prendere un treno alle 6.40, quindi noi siamo un pochino in anticipo e abbiamo un aereo. Quindi diciamo che siamo già quasi pronti, ma all'interno del Consiglio di Amministrazione ci sono anche dei professionisti, cioè giustamente per entrare in un mercato così difficile avete l'esperienza. Abbiamo sicuramente l'esperienza. Quasi pronti è una parola che non vorrei pronunciare ancora, perché siamo anche scaramantici. Abbiamo cominciato, questa settimana faremo la richiesta, sta per partire sostanzialmente la richiesta per avviare il procedimento per ottenere licenza e il COA, come si suol dire, cioè il riconoscimento, la certificazione dell'organizzazione aziendale per poter volare e fare voli commerciali, cioè voli di linea. Per quanto riguarda il management, i siciliani tutti insieme hanno dato l'opportunità a questa terra di avere una compagnia aerea.
Per fare una compagnia aerea ci siamo rivolti a chi già ha due volte ottenuto appunto delle licenze di volo. Insieme a questa persona c'è anche un altro imprenditore aeronautico che lo affianca e che evidentemente comparteciperà nella gestione esecutiva dell'impresa. E questi sono nel consiglio di gestione. I nomi sono Piero Berti, Luigi Crispino, Giacomo Guasone, imprenditore, e loro fanno parte del consiglio di gestione, coloro che materialmente gestiscono l'impresa. Fatto lo start-up, che è la parte che sicuramente riguarda il dottore Crispino, nella gestione globale abbiamo già manager di primo livello che aiuteranno i 5.000 siciliani che saranno alla fine azionisti di Aerolinee Siciliane ad andare avanti, perché questa non è la compagnia aerea di nessuno, non è di Claudio Melchiorre, non è di Piero Berti, non è di Giacomo Guasone, è dei siciliani. Quindi qualsiasi siciliano anche con 100 euro può partecipare? 100 euro in realtà no, 400 è la quota minima, se 400 è la sua quota minima, per partecipare attraverso la cooperativa. In realtà noi abbiamo quote individuali a partire da 2.000 euro, quindi se l'investitore vuole avere le azioni in mano deve investire almeno 2.000 euro. Se invece vuole partecipare attraverso la cooperativa, ma le azioni le mantiene la cooperativa, ma la cooperativa ha anche diritto a un rappresentante nel consiglio di sorveglianza, chiedo scusa se parliamo anche di cose tecniche, ma è una società a gestione duale, ha questa struttura, un consiglio di sorveglianza che sorveglierà qualsiasi fase imprenditoriale e nomina un consiglio di gestione che poi gestisce la società. Tra virgolette, controllo e definizione della personale che delle persone che gestiranno l'impresa sono in capo al consiglio di sorveglianza. In questo consiglio di sorveglianza ogni categoria di soci ha il suo rappresentante. Quindi 2.000 euro per essere azionisti di Aerolinee Siciliane, con la certezza di avere anche un proprio rappresentante nel consiglio di sorveglianza, cioè il vertice della compagnia. Io faccio parte del consiglio di sorveglianza. Ovviamente una compagnia aerea ha bisogno anche del personale. Sì, è chiaro che ha bisogno di personale, il personale tra l'altro deve essere tutto certificato, ogni figura professionale dovrà essere riconosciuta e certificata per fare l'hostess di terra piuttosto che l'hostess in volo, o lo steward, o il pilota, o il meccanico. Ecco, tutte queste figure sono ovviamente tutte certificate. Abbiamo messo sul nostro sito www.aerolineesiciliane.it sia un menu per mandare i propri curriculum, sia un menu per poter diventare soci, azionisti per essere più precisi, sia le imprese che potranno entrare nella compagine sociale con un minimo di 10.000 euro, oppure azionisti individuali che possono sottoscrivere l'aumento di capitale con 2.000 euro. Perché lo specifico? Perché questa è la chiave di volta per un nuovo tipo di compagnia aerea. Questa è una compagnia aerea che nasce con una struttura che è la stessa di Volkswagen, la stessa di Google, la stessa di Amazon, la stessa del Barcellona, la squadra di calcio. È una società questa che nasce per essere di tutti i siciliani, per tutti i siciliani. Non a caso abbiamo deciso di scrivere sotto Aerolinee Siciliane una frase semplice in inglese, in maniera tale che sia universale: people for people. Questo perché la gente, il popolo siciliano, ha deciso di mettere in campo una compagnia aerea per gli altri, per il popolo siciliano. Quindi noi che impariamo finalmente a fare da soli senza attendere, e poi chi vorrà unirsi ha la possibilità di farlo. Certo, grazie all'iniziativa di Aerolinee Siciliane, chi dice che non si può fare mai nulla, questa volta sa che cosa può fare: unirsi a noi, far parte dell'azionariato e avere la compagnia aerea dei siciliani in una società solida, forte e produttiva, oltre che solidale.